Andrea Traini, domenica si torna a giocare in casa contro Piacenza, si tratta del primo impegno casalingo del 2017, un Assi Gecko che è reduce da un buon girone d'andata, contraddistinto poi anche dalla sfida contro Bologna persa solamente dopo un overtime. Sì, sarà una partita difficile perché, come hai detto tu, hanno fatto un ottimo girone d'andata, hanno perso l'ultima partita all'overtime contro una Virtus Super. E quindi sicuramente non dobbiamo sottovalutarli perché non sono la squadra che abbiamo giocato alla seconda del girone di andata. Anche noi non siamo gli stessi, però ovviamente dobbiamo tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico e sperare che sia la prima vittoria del 2017. Usiamo il condizionale, però Piacenza dovrebbe arrivare senza Jones e senza Formenti. Tu hai parlato di una squadra diversa, ancora forse più coesa, no? Sì, indipendentemente dall'assenza, anche noi abbiamo giocato contro Treviso, contro Fortitudo, con degli assenti. Non credo che cambi niente, anzi, credo che quando manca qualcuno tutti cercano di dare qualcosa di più e quindi sono tutti più preparati, anche perché magari hanno più minuti gli altri, quindi sicuramente si faranno trovare pronti. Ovviamente è una grossa perdita per loro Jones, però dipendentemente da ciò credo che sarà una partita davvero dura. Dopo la sconfitta di Ravenna, su che cosa avete lavorato in settimana? Beh, sicuramente abbiamo visto il video e potevamo fare un po' di più, soprattutto perché siamo stati un po' molli. Abbiamo perso un po' di troppe palle in maniera sbagliata, l'esecuzione un po' troppo lenta e quindi stiamo lavorando su questo, su cercare di essere più fluidi in attacco e dal punto di vista mentale ovviamente dobbiamo cercare di essere pronti sempre dal primo minuto.